Buongiorno Olga, allora prima di iniziare con la recensione di oggi vi ricordo che sul sito di Pampling, che trovate linkato in descrizione qui sotto, ci sono alcune nuove magliette veramente carine, c'è quella a tema Targaryen, c'è quella a tema Samuel Jackson, a tema lo squalo, oppure Stranger Things, insomma le avete in impressione, sono molto molto carine. Come sempre, se volete acquistare questi o qualunque altro prodotto dal sito, potete aggiungere al vostro ordine un paio di calze a scelta e se usate il codice VILAZZLO le calze non le pagate, ma... Per festeggiare i 17 anni di Pampling, ogni volta che effettuerete un ordine, troverete all'interno del pacco un grattevinci con premio sicuro, quindi non sono grattevinci che si comprano singolarmente sperando di vincere, è semplicemente un omaggio che avete ogni volta che fate un ordine, e in palio ci sono oltre 2000 magliette gratis, altri prodotti a catalogo in omaggio, e solo 10 di questi grattevinci, che in totale sono 5000, contengono un premio particolare, ovvero una maglietta gratis alla settimana per un anno, quindi 52 magliette, che non è male, per cui se vi interessa sapete cosa fare. Il modo di Pampling per ringraziare tutti i clienti per il supporto che hanno dato in questi ultimi anni, per cui ora bando alle ciance, iniziamo subito con il video di oggi. Sigla. Allora, qui in Altamura fa un caldo incredibile, però questo dovrebbe essere l'ultimo video che registro con il telefono, perché domani io e la Svetta ripartiamo. Non so se ci fermiamo nelle Marche da amici per non fare tutta la tirata o se andiamo direttamente ad Arona, sta di fatto che il prossimo video che registrerò dovrebbe essere con la solita attrezzatura. Però volevo parlare di un film che ho visto su Now, ma c'è anche su Sky ovviamente se avete Sky, perché in tanti me l'avevano consigliato. In realtà io ero curioso perché avevo visto il trailer tempo fa, se ne era parlato parecchio e mi sembrava qualcosa di brillante. Purtroppo non è arrivato al cinema in Italia, lo trovate solo su Sky e su Now per l'appunto, però meglio di niente, meglio che non averlo proprio. Mi riferisco ad un film del 2022 per la regia di Tom Gormican ed è Il talento di Mr. C. Esatto, il film tanto discusso con Nicolas Cage che interpreta se stesso. È quel film in cui lui si prende molto in giro. Avevo visto il trailer e sembrava qualcosa di esilarante ed effettivamente si è rivelato esattamente quello che speravo. Io non sono un grande fan di Nicolas Cage, non l'ho mai sopportato molto come attore. È bravo quando vuole. Il problema è che ormai da anni se l'è un po' dimenticato, per via dei suoi debiti ha iniziato ad accettare la qualunque, e poi a un certo punto il fatto che girasse parecchi film all'anno, la maggior parte dei quali erano discutibili, è diventato un meme, e negli ultimi tempi è stato rivalutato. Lui stesso ha capito che doveva giocare molto con questo sfottò che circolava sul web, e infatti ha preso parte ad un film che è sì un modo di prendersi in giro, ma è anche un incredibile omaggio a lui come attore. Tom Gormican ha scritto e diretto il film, è evidentemente un grande fan di Nicolas Cage, e credo che non sia da tutti accettare di interpretare un film del genere, per il semplice fatto che Nicolas Cage qui viene messo e si mette da solo alla berlina. Cioè lui che interpreta ciò che di fatto è un attore la cui carriera ha preso da molto tempo una piega un po' strana, e nel film viene sempre detta la frase «ritornerò», aggiungendo «non che io sia mai scomparso». Si tratta della volontà di ritornare ai fasti di un tempo, perché comunque Nicolas Cage è amatissimo. Quando io chiedo a chi è che piace Nicolas Cage, un sacco di persone mi rispondono «io lo adoro», addirittura tanti mi dicono «pensa che è il mio attore preferito». Ormai è diventato veramente un meme lui che fa le facce, oppure il «the bees, not the bees». Ci gioca tanto anche lui, però non ci ha mai giocato come fa in questo film, veramente. È una pellicola, secondo me, proprio di quelle che ti metti a guardare quando vuoi vederti qualcosa di leggerissimo che ti sorprende, un po' come Bullet Train. Sono due film completamente diversi, però il concetto è sempre lo stesso. Torni a casa, stanco, non ho già dato il lavoro, vuoi vedere un film, però non hai voglia di concentrarti troppo, allora metti su qualcosa di action, che sia anche divertente e che ti fa passare tranquillamente un paio d'ore. Ecco, questo film fa esattamente quello che ho appena descritto. Io ho messo il film sul televisore e sono rimasto incollato per un'ora e 40. È divertente, la trama è
talmente idiota da diventare geniale. Nel senso che è quello che vedete nel trailer, Nicolas Cage che viene coinvolto in qualcosa di particolare e di losco, ma il punto è che è un omaggio incredibile alla sua carriera. Cioè, se voi siete fan di Nicolas Cage e guardate questo film, hanno tirato fuori dei riferimenti e delle chicche che secondo me sono spettacolari. Io non amo Nicolas Cage, ma sono comunque nato nell'88, per cui a livello di crescita sono un figlio degli anni 90 e Nicolas Cage, lo sappiamo tutti, negli anni 90 ha dato il meglio di sé. Per quanto io possa non apprezzarlo più di tanto, non mi sognerei mai di dire no, Face Off è un film di merda, è un action veramente ben fatto. Oppure Con Air, sì, Con Air non è sto filmone, però volete mettere quanto si ride ogni volta che si guarda Con Air, con quell'azione ignorante e tamarrissima. Oppure The Rock di Michael Bay, uno dei pochi film di Michael Bay che riesco a guardare senza vomitare. Sono tutte pellicole degli anni 90 che hanno fatto un po' scuola nel loro genere e mi piace tantissimo il fatto che Nicolas Cage in questo film si prende in giro prendendosi molto sul serio. Il modo in cui parla di se stesso e della sua carriera mi ammazza da ridere e mi fa capire quale grande autoironia abbia quest'uomo. Mi levo il cappello, chapeau, come dice Cassano, perché alla fine non è veramente qualcosa che farebbe qualunque attore. Poi Cage non ha neanche questo carattere facilissimo in realtà. Spesso sul set aveva dato problemi, dipende dal periodo. Ad esempio, poco tempo fa lo avevano trovato ubriaco fradicio in un bar che indossava questi pantaloni leopardati, questa maglietta tutta mezza stracciata con la bottiglia in mano. Insomma, non sembrava passarsela benissimo. È un po' particolare, come lo sono molti attori di Hollywood, anche perché credo sia una vita molto difficile e montarsi la testa è una cosa che accade con uno schiocco di dita, però viene puntato l'accento sul fatto che Nicolas Cage ha iniziato prestissimo a fare questo mestiere, aveva 15 anni, quindi ha una carriera che dura da oltre 40 anni. Voi lo sapete che lui è il figlio di Francis Ford Coppola, infatti Nicolas Cage non è il suo vero nome, il cognome è fittizio, se l'ha inventato lui perché non voleva essere spinto, essere riconosciuto solo perché porta il nome Coppola, perché lui si chiama Nicolas Coppola. Quindi diciamo che è riuscito a costruirsi una carriera da solo, questo sì. Poi ha fatto anche dei buoni film, cioè voglio dire, è un attore che ha fatto tanto nella sua carriera e non si può negare che, piaccia o non piaccia, sia un tassello fondamentale di Hollywood. E io trovo che Cormac Cain abbia creato una storia che funziona affiancando a Nicolas Cage un altro attore che io adoro e che è Pedro Pascal. Non credevo che Cage e Pascal sarebbero risultati una coppia così divertenti, perché questo film è una commedia con momenti action diretti anche piuttosto bene, devo dire, non è che ci siano chissà quali grandi scene d'azione, però la cosa divertente è che tutte le scene d'azione che vediamo nel film sono parodie di scene action di film piuttosto famosi di Nicolas Cage, come ad esempio Fuori in 60 secondi, ci sono momenti ripresi da Con Air. Questo mi ha divertito perché è il modo del regista per omaggiare non solo Nicolas Cage, ma anche i registi che hanno diretto quei film, per cui lui poi è diventato particolarmente conosciuto. Ho apprezzato proprio il fatto di voler creare una parodia che fosse però anche un omaggio nei confronti di un attore e di un genere, se vogliamo, perché gli action con Cage, è vero che effettivamente sono stati presi a modello per film successivi con o senza di lui. C'è poco da fare. Negli anni 90, nei primi anni 2000, Cage era veramente dappertutto in film, però che sono passati alla storia, sono diventati dei cult nel loro genere. Poi non è sparito, è vero, è rimasto sulla scena hollywoodiana, ma quanta spazzatura ha fatto. Però, ad esempio, non troppo tempo fa è uscito Willy's Wonderland, dove Nicolas Cage non dice una parola, che è una trashata divertentissima e sostanzialmente è un rip-off di Five Nights at Freddy's, né più né meno, è la stessa roba. Animatronics che diventano coscienti e ammazzano le persone con Nicolas Cage, super badass, che peraltro non so, non si spiega mai questa cosa fantastica, ha l'orologio con la sveglia impostata ogni tot perché deve bersi un energy drink e non dice una singola parola per tutto il film. Quando fa cose come queste, io effettivamente mi diverto. Però, ad esempio, è uscito anche Mandy, che non era male, quindi è tornato a fare qualcosa di interessante e
il fatto di partecipare a questo progetto ti fa capire che lui ha voglia di mettersi in gioco. Pedro Pascal sembra essersi divertito tantissimo, ma in realtà tutti e due, cioè io vedevo il film e pensavo, questi secondo me si sono fatti la vacanza con sto film, perché si vede che hanno una chimica incredibile e che erano sul punto di scoppiare a ridere in ogni momento. Tra l'altro nel cast c'è anche Alessandra Mastronardi, che si è autodoppiata anche in maniera così malvagia. Si capisce che non è una doppiatrice professionista, ma si è doppiata meglio di tanti altri attori italiani che si ridoppiano, come Scamarcio, che dovrebbe farlo fare a qualcun altro, secondo me, ma vabbè, o anche la Bellucci, cioè quando uno non è capace non si dovrebbe ridoppiare. Lei, secondo me, non è stata neanche così male, poi è un ruolo abbastanza secondario, ma a me fa sempre ridere beccare la Mastronardi in film italiani perché trovo che sia un'attrice ok. Cioè, per me va bene nelle fiction. Ma non capisco perché piaccia così tanto all'estero. Forse è perché parla veramente bene inglese. Cioè, lei, Matilda Lutz, che comunque è in parte italiana, in parte statunitense, oppure anche Favino, hanno dalla loro la fortuna di parlare un inglese veramente perfetto, senza un briciolo di accento. Per questo vengono spesso impiegati in film all'estero. Solo che Favino non è solo per il fatto che parla bene inglese, ma perché è un attore De Cristo. Loro due, la Lutz non lo capirò mai, perché comunque non è bravissima come attrice, anche se in Revenge, ad esempio, non era stata male, devo essere sincero. È più brava col linguaggio del corpo, poi quando parla recitando, non lo so, non mi fa impazzire, però comunque non è così malvagia. La Mastronardi, boh, era anche Master of None. Se non sbaglio, era anche in, vabbè, To Wrong with Love, ma quello perché c'era un sacco di attori italiani di Medusa, perché fu un favore di Woody Allen a Medusa, un film un po' nato male. Però boh, ogni tanto la becco in prodotti statunitensi, internazionali, e non comprendo bene perché, non è che questa grande attrice. Però qui comunque se l'è cavicchiata, anche perché non era un ruolo particolarmente corposo, ecco. Gorby Khan ha messo in gioco una regia che comunque secondo me è anche un pochino più che decente. Ci sono delle scene in cui secondo me anche con il montaggio, non solo con la regia, vengono fuori dei momenti epici. Cioè sono dei momenti che mi hanno fatto morire, mi hanno fatto anche tornare un po' bambino, devo essere sincero. E la sceneggiatura è particolare, nel senso che il film ovviamente non è un gran filmone, perché gente mi ha detto questo film è un capolavoro. No, non sprecherei la parola capolavoro per questo film. È senza dubbio una action comedy fresca, frizzante, che offre qualcosa di nuovo, basandosi però su stilemi che abbiamo già visto 100.000 volte. Ma il come e il modo, cioè proprio come Gormican ha deciso di mettere in scena il tutto, che è il suo punto di forza, però per l'appunto la sceneggiatura, per quanto sia interessante, ha dei problemini, soprattutto nella parte centrale, ho ravvisato i problemi di ritmo. Come se ci fossero delle scene divertenti, per carità, che però si susseguissero senza far capire bene quanto tempo è passato, come se non ci fossero inquadrature di raccordo tra un momento e un altro. Ad esempio, in un momento ci sono loro due che stanno parlando, la scena dopo c'è già la festa. E tu dici, ma com'è? Perché? Ma così, senza un discorso di raccordo, senza nulla. Come se non sapessero bene come arrivare ad un certo punto, e quindi avessero iniziato a mettere scene su scene che, boh, erano un po' buttate lì tanto per fare minutaggio. Poi quello che vedi è anche interessante, assolutamente. Quindi non sto dicendo che il film non abbia un filo logico, però ogni tanto si perde un po' per strada per poi risollevarsi negli ultimi 20 minuti, dove invece c'è una certa coerenza per quello che succede. Quindi non è un film perfetto assolutamente, però ad esempio la durata, che ho notato che è uno dei problemi principali di tanti film che escono ultimamente, qua è giusta. Io noto che molto spesso mi ritrovo a dire questo film ha la parte finale che è un po' troppo allungata, oppure anche questo ha un difetto che hanno molti film blockbuster e non che escono negli ultimi anni, ovvero il ritmo discontinuo, come se si fossero creati degli standard secondo cui non è più possibile avere un ritmo decente in un film di questo tipo. Poi è un po' discontinuo con il ritmo, ma non è un grosso problema, perché alla fine è talmente divertente quello che si sta vedendo che sei anche contento, quindi ci può anche stare. Per cui sono rimasto sorpreso, soprattutto nell'ultima mezz'ora è pieno zeppo di citazioni. Io ero lì che stavo veramente
ridendo come un cretino, ma per il semplice motivo che mi piace vedere quello, certe cose che ho sempre pensato di Nicolas Cage messe in scena qui con lui che è palesemente d'accordo, perché lui a un certo punto si è accorto che questa cosa stava diventando particolarmente nota, nel senso che fa fin del cazzo, però mi piace che lui però si pone come un attore che adotta un metodo sciamanico. Quando dice quella cosa lì, io dicevo, ma boh, cioè, perché pare che è una cosa che lui aveva detto in alcune interviste, quindi si prende in giro a 360 gradi. Qui è stato bravo Gormican che ha voluto inserire tutte queste piccole cose, facendo però capire chiaramente che è un modo di sfottere innocente, no? È una cosa che è sotto gli occhi di tutti, quindi l'unica cosa che resta da fare a un certo punto è prendersi in giro. L'autoironia funziona sempre. E tra l'altro ci sono alcune scene che mi hanno veramente ucciso, ovvero quelle in cui lui parla con un certo personaggio che compare solo ogni tanto, con cui parla solo lui. Chi ha visto il film sa di cosa sto parlando. Lì avevo seriamente dei grossi problemi a respirare durante la visione perché sono delle scene che sono talmente assurde che fanno il giro e diventano perfette, per modo di dire. Quindi è un film che io consiglio sia a chi adora Nicolas Cage, perché troverete tutte quante le più grandi citazioni che potete trovare a lui, alla sua carriera e ai suoi film. Se come me non siete particolarmente appassionati dei film di Nicolas Cage, anzi lo ritenete un attore che potrebbe dare molto, ma che sceglie da troppo tempo di essere un cane a recitare, vi ricrederete almeno per questo film, perché secondo me qua lui ha recitato bene in quanto deve interpretare una versione fittizia di se stesso, perché ci sono delle cose che sono vere, i debiti, alcuni problemi familiari, ma poi è tutto romanzato, non è il vero Cage, è un po' come Curb Your Enthusiasm Larry King, che non è il vero Larry King, come fa che poi hanno fatto una versione, una serie che voleva essere un po' la versione italiana di quella, che è Vita da Carlo con Carlo Verdone. Il Carlo Verdone che vediamo all'interno di quella serie non è il Carlo Verdone fatto e finito, è una sua versione alternativa. Quindi quello che vediamo nel film è Nicolas Cage, ma è ovvio che la maggior parte delle cose che vediamo non è che sono veramente autobiografiche, però è lui. Si citano i suoi film e quant'altro, quindi ci sta. Però qualcuno ha detto: ah, ma cavolo, ma sai che non sapevo che Nicolas Cage aveva quei problemi? Io ho spiegato: ma guarda, che è una, non è un biopic che racconta storie vere successe a Nicolas Cage. Prendono lui come personaggio, ci sono dei riferimenti realistici, ma poi è un Nicolas Cage fittizio, ovviamente. Però ci sta. A me piace il modo in cui il regista ha messo insieme tutto. Poi anche la colonna sonora mi è piaciuta, ci sono anche qui, anche musicalmente, citazioni a colonne sonore di altri suoi film, e devo dire che sono arrivato sul finale che mi sono anche commosso, più che altro perché se c'è una cosa che hanno fatto veramente bene nel film è la scrittura del rapporto tra Nicolas Cage e Javi. Come dicevo prima, Pedro Pascal e Nicolas Cage hanno una chimica pazzesca. Poi non so se sul set ci fosse veramente questa chimica, se è una cosa apparente, se i due magari non si sopportano, non lo so, ma sta di fatto che sullo schermo rendono la perfezione, sembrano essersi per l'appunto divertiti molto, l'ho detto prima, ma per l'appunto è la storia di due persone con problemi personali che si trovano e nasce questa bromance con loro due che si vogliono sinceramente bene e hanno trovato l'uno nell'altro e viceversa, quell'amico che avrebbero sempre voluto avere. C'è una frase che posso dire, che non è uno spoiler, che è una cosa su cui io sono stra d'accordo e per me racchiude il senso stesso dell'amicizia. Ovvero, Nicolas Cage dice: mi sembra di aver trovato in te quell'amico che anche se non lo vedi per anni, quando lo rincontri è come se non fosse passato un minuto. Ecco, io ho un paio di amici così, persone che magari non sento quasi mai, tranne quelle poche volte all'anno in cui ci si vede e lì sembra, cioè si riparte da dove ci si era fermati. Non, è come se non fosse passato un secondo. Ecco, per me quella è l'amicizia con la maiuscola. L'amicizia non c'entra nulla con il vedersi tutti i giorni, il sentirsi tutti i giorni. Poi sì, c'è anche quel tipo di amicizia, va benissimo, per l'amor del cielo, però non è
una discriminante per definire, per separare l'amicizia dalla conoscenza. Cioè io nella mia vita ho tanti magari conoscenti che sento tutti i giorni, ma non è che siamo magari iperamici. Ok? Invece l'amicizia non ha bisogno per forza della frequenza, non è un elemento fondamentale per poter chiamare amicizia un rapporto. È quello che provi quando sei con quell'amico. Cioè, per me l'amicizia è uno dei sentimenti più seri e importanti, perché è una forma d'amore. Cioè, quando si parla di amore, si pensa quasi sempre solo all'amore romantico, ma per me anche l'amicizia è una forma di amore, una nobile forma di amore. Pensate che in un film del genere, che è un film che mette tutta la berlina, viene fuori il vero valore dell'amicizia. E questa cosa l'ho apprezzata tantissimo, senza contare che ci sono delle scene con loro due che fanno cazzate, che mi hanno piegato in due dal ridere. Quindi io sono rimasto sinceramente colpito dal talento di Mr. C, che, ripeto, non è sto film della vita, però non è neanche uno di quei film che definirei non memorabile, perché io comunque ci sono delle scene che mi ricorderò. Come film per passare una serata in tranquillità va più che bene. E ripeto, se l'avessero portato in sala, io l'avrei visto in sala, me lo sarei goduto anche di più rispetto a guardarmelo sdraiato sul letto, tutto svaccato. Mi sarebbe piaciuto vederlo in sala, però pazienza, non si può fare perché, boh, non lo so nemmeno io perché. Forse pensavano che il film non sarebbe andato più di tanto, non lo so perché nel resto del mondo è uscito in sala. Non so se ci siano altri paesi in cui non è uscito in sala, ma so per certo che in molte nazioni è uscito in sala, come ad esempio gli Stati Uniti d'America. Quindi va bene così, ripeto, meglio che non vederlo proprio, perché io a un certo punto avevo iniziato a disperare, ho detto ma questo film non arriverà mai da noi. Poi qualcuno mi ha detto, Victor, ma hai visto che è uscito su Sky e su Now il talento di Mr. C? Ho pensato, minchia, questo già più di una settimana fa. Io l'ho visto solo la scorsa notte perché non avevo avuto il tempo, poi ero in ferie, non mi ero messo a guardare film, avevo visto giusto i film in sala, non mi ero messo a guardare roba in streaming perché avevo altro da fare, ho girato un po', però ieri sera ero tranquillo e mi sono detto, ma sì dai, già che posso, guardiamo il talento di Mr. C e mi sono divertito come un matto. Quindi è un film che consiglio e superate il vostro pregiudizio su Nicolas Cage perché gioca proprio su quello, gioca proprio sul pregiudizio che si è creato intorno a lui. E io adoro quando guardo un film del genere che non ha pretese, ma mi insegna qualcosa e trasmette comunque un messaggio. Perché alla fine è un film che parla di ritrovare se stessi, che parla di persone che si sono perse per strada. E siccome comunque Nicolas Cage è un attore, si fa dei problemi che secondo me ci facciamo anche noi persone che facciamo questo mestiere. Io non sono un attore, sono un YouTuber, però hai sempre paura di non esserti rinnovato abbastanza, hai sempre paura che il pubblico smetta di seguirti, che magari inizino a fraintendere cose che dici o cose che fai. Quindi io mi sono un po' rivisto in questa sua crisi, perché tante volte ho avuto crisi come questa. E figuratevi se io mi sarei mai aspettato di trovarmi d'accordo col concetto d'amicizia espresso, di empatizzare con lui in quanto persona che ha a che fare con un pubblico. È un film che ho sentito più di quello che francamente avrei creduto. Io pensavo di guardare un filmetto divertente, invece è leggerissimamente più di quello che si potrebbe pensare. Non ha pretese, però ti fa arrivare più di quello che forse voleva mandare. È talmente genuino il modo in cui è scritto, il modo in cui è interpretato, che secondo me va oltre il semplice dovere di intrattenimento che si era posto. Ci ho visto qualcosina in più del semplice intrattenimento, ma non perché ci fosse la pretesa, ma perché comunque è tutto talmente ben confezionato, con tanto amore e tanta passione, che tutto questo traspare e secondo me arriva più di quello che avrebbero voluto metterci dentro. Perché questo è proprio un film che è fatto con passione e divertimento. Proprio quel film che fai perché dici, oh, mi piace fare. Un po' come avevo detto in Bullet Train. Ho voglia di fare qualcosa di divertente, ma il primo a divertirsi deve essere io il regista e poi anche gli attori. Se chi ha prodotto il film, chi ha lavorato il film, si è divertito nel farlo, questa cosa la percepisci da spettatore subito. E infatti ci sono dei momenti che hanno dei tempi comici che sono eccezionali. Quindi ho apprezzato veramente tantissimo e sono sicuro che i fan duri e puri di Nicolas Cage abbiano anche capito più citazioni di quante ne abbia capite io. Perché secondo me qualcuno me la sono anche persa per strada. Per cui
davvero un film divertente che consiglio, ripeto, lo trovate su Now e su Sky. E no, non è una DV, non sono pagato, semplicemente mi sento di consigliarlo perché è un film che in tanti mi avevano chiesto spesso: ma quando esce? Ma arriverà da noi? Ecco, adesso è arrivato, quindi potete guardarlo in streaming o se avete Sky lo guardate tranquillamente su Sky. Per cui io vi abbraccio, vi ringrazio infinitamente di seguirmi ma tanto bene. Noi ci vediamo al prossimo movie vlog se il film non l'avete ancora visto. Se invece l'avete visto e volete sapere più nello specifico, gli spoiler iniziano tra 3, 2, 1. Allora, io ho adorato la parte iniziale dove vediamo Nicolas Cage che cerca di ottenere un ruolo che lo porterebbe a rinascere. Questa cosa mi ha divertito molto perché lui continua a dire: ma ritornerò, ma non che io sia mai sparito. E tra l'altro lui ne parla anche col manager che è Neil Patrick Harris, che ha un piccolo ruolo, si vede poco. Ma a un certo punto vuole fare questo provino improvvisato davanti al regista che dovrebbe dirigere quel film a cui lui tiene, e fa questa performance sopra le righe. Come ha spesso fatto, e il regista uguale fa: porca puttana, ma non si capisce se intende porca puttana, sei bravissimo, porca puttana, che roba cringe. Credo la seconda, perché poi lo scartano. E lui quindi si mostra estremamente egocentrico. Lui pretende che la figlia guardi i film che piacciono a lui, ha divorziato da poco, insomma, ha una vita privata un po' allo sbando, proprio perché lui non è soddisfatto della sua carriera. Lui vorrebbe fare cose più impegnate, ma si è ridotto a causa dei debiti a fare cose decisamente più terra terra. E lui dice: ma io lo considero un lavoro. La gente dice: ah, tu fai troppi film con la Cage, ma in base a che cosa, cazzo? Il mio fottuto lavoro, fatemelo fare. Mi piace anche questo modo. Effettivamente lui dice che è contro quest'idea che c'è tanto nello star system, sul fatto che un attore dovrebbe scegliere dei ruoli che siano apposta per lui, dovrebbe fare pochi film. Lui dice: no, mi piace il mio lavoro, mi pagano per farlo, perché fare tanti film dovrebbe essere una cosa sbagliata? La risposta è: perché poi accetti un sacco di merda se non fai selezione. Un film buono su 20 che fai ci sarà, ma poi ce ne sono altri 19 che fai cacare. Però il discorso è che i suoi debiti lo portano a accettare l'offerta di Javi, che è per appunto Pedro Pascal, che lo vuole portare in Spagna, a Mallorca, al suo compleanno. E quando lui arriva inizia ad intendersela subito con Javi. E questa cosa è bella perché loro due iniziano a diventare poco a poco amici. Da un momento all'altro lui scopre che Javi adora alcuni film che sono piaciuti anche a lui. Tra l'altro, bellissimo perché Javi dice: il mio terzo film preferito è Paddington 2. E Nicolas Cage dice: ma per favore, ma che stronzata è? Io però pianto per tutti i film, non diciamo scienze. Scena dopo, loro due che guardano Paddington 2 con Cage che piange e dice: Paddington 2 è stupendo. Quella scena mi ha fatto molto ridere, ma da un certo punto in poi, quando le cose diventano surreali, il film secondo me decolla, perché a un certo punto scopriamo che la CIA sta indagando su Javi perché è un narcotrafficante che ha rapito la figlia di quello che potrebbe essere il futuro presidente della Spagna, Delgado, perché vuole che si ritiri. E quindi la CIA è convinta di questo. In realtà è il cugino di Javi, Lucas, che ha fatto quello che la CIA dice, ma la CIA questo non lo sa perché Javi è il prestanome. Javi sa che il cugino è un poco di buono e che il padre era un gangster. Lui parla di problemi che aveva col padre, e ovviamente a un certo punto capiamo che il problema era proprio questo: che era un gangster e lui non voleva esserlo. Poi è subentrato il cugino l'ha costretto a fare da prestanome e lui non riusciva a uscire da quell'ambiente. Quindi non è lui il cattivo. Ed è bello perché c'è quella scena di Nicolas Cage che deve entrare nella stanza della sorveglianza, che si tocca con la mano sporca di quella sostanza velenosa e rischia di morire. Io lì stavo morendo perché è una scena veramente assurda. Oppure anche quando lui e Javi si fanno di acido e credono di essere seguiti da questi tizi e devono salire su questo muretto. C'è la classica scena con Nicolas Cage che dice: non ti lascio andare, Javi, non ti lascio andare. Lo fa cadere, ma in realtà il muretto è bassissimo. E soprattutto si scopre che bastava fare il giro ed era aperto. Però è il tempo comico con cui hanno realizzato tutto che secondo me funziona alla stragrande, e ho apprezzato anche tutta la parte finale con la figlia di Nick Cage che viene rapita dal cugino di Gavi, e allora Nicolas Cage si finge il gangster italiano con cui
il cugino Lucas deve collaborare e si fa truccare dalla moglie, arriva truccato in maniera tutta bizzarra, anche lì stavo morendo. E la cosa divertente è che poi Nicolas Cage inizia a diventare nella vita vera l'action man che è sempre stato nei film, colui che alla fine accoltella il cugino. E tra l'altro poi la sua rinascita attoriale avviene proprio perché lui realizza con Javi, che aveva scritto una sceneggiatura, il film che racconta la storia della loro amicizia. Loro che diventano amici, ma tra l'altro bellissimo perché a un certo punto la tizia della CIA dice: senti, per capire dov'è la ragazza, perché, visto che state parlando del film, non provi a dire che a un certo punto tua figlia viene rapita, così vediamo come reagisce lui. E la cosa divertente è che poi la figlia viene realmente rapita, e quindi poi questa cosa la metteranno nel film che faranno, che viene acclamato dal pubblico e dalla critica. Per cui non è che sia una storia che ti fa strappare i vestiti, che ti fa dire: oh mio Dio, è la cosa migliore che abbia mai visto, ma è messa in scena in una maniera estremamente brillante e divertente. Ad esempio, a un certo punto Cage parla di Cassavetes, con cui ha lavorato. C'è il museo sotterraneo di Cavi con tutti i reperti dei suoi film, le pistole dorate, la collana di The Rock, il peluche di Con Air. Insomma, tra l'altro il film si apre con una scena di Con Air perché la sta guardando Maria Delgado con il suo ragazzo prima di essere rapita. Per cui è un film che cita veramente tantissimo a piene mani, ma anche momenti action. Sono tutte scene che noi abbiamo già visto interpretare da Nicolas Cage, ma in contesti di altri film. E io quando vedo queste cose qua penso: vabbè, ma che gli vuoi dire? È tipo la summa di una carriera. Cioè, è un film che sintetizza la stranezza della carriera di Nicolas Cage, che in 40 anni è passato dall'essere un attore apprezzato in ascesa, all'essere un punto di riferimento per Hollywood per tanto tempo, a diventarne lo zimbello. E adesso, come molto spesso accade, è un attore che viene rivalutato, e con un film come questo non può che far parlare bene di se stesso. Ma vogliamo parlare dei momenti in cui parla con il se stesso un po' più giovane, vestito come Johnny Blaze in Ghost Rider, che lo bacia sulla bocca o la cosa: tu sei il Nicolas Fottuta Cage! Quella scena mi ammazza. L'ho rivista non so quante volte, continuavo ad andare indietro perché stavo crepando dal ridere. Quella trovata è geniale perché ti fa capire un po' il grande ego di Nicolas Cage e il fatto che effettivamente per la sua carriera lui è preoccupato, al contrario di quanto dice alle persone. Alla fine Nicolas Cage è un po' come quello zio mezzo matto a cui in fondo vuoi bene. Anche io che non lo sopporto, non riesco a essere veramente. Sì, non lo sopporto, ma la severità totale non riesco a mettercela, perché comunque alla fine mi fa anche un po' tenerezza. E poi c'è la scena verso la fine che lui, anziché stare alla premiere, subito dopo il film torna a casa con la figlia e la moglie, sta ricostruendo i rapporti familiari, e lui ha una fibbia con una tarantola, racconta la storia, dice: ah no sì, c'era questo costumista che mi ha dato questa cintura con questa fibbia, inizialmente mi aveva detto: la vuoi a forma di ape? E io ho iniziato a dire: no, no, le api no, citando The Wicker Man, il prescelto, la famosa scena che ho già detto prima. Ah no, the bees, they're in my eyes! Capito? Io non si può essere severi fino in fondo con uno che si prende così tanto e in maniera così divertente per il culo. Io non ce la faccio. Alla fine non riesco. Quindi non sarà il filmone della vita, ma è senza dubbio un film che quantomeno riesce a essere divertente e a portare a casa il risultato che voleva portare a casa, cioè divertire lo spettatore, citare le opere di Cage e secondo me anche far vedere quanto lui sia una persona autoironica, e in questo film ha anche recitato piuttosto bene. Cioè, questa è la cosa divertente, che comunque la sua interpretazione non è male nel complesso. Ha anche dovuto sforzarsi nel recitare male, perché lui molto spesso va sopra le righe perché secondo me non gliene frega un cazzo, e dice: ma sì, la faccio sopra le righe questa. In qua si sforza di replicare quel tipo di recitazione. Secondo me è uscita molto bene come cosa. Quindi questo è quello che pensavo circa il talento di Mr. C, in maniera un pochino più spoilerosa. Fate sapere qui sotto cosa ne pensate voi. Io vi abbraccio, vi ringrazio per aver seguito fin qui e noi ci vediamo al prossimo.